Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando chiaramente di Rigopiano, oggi il giorno della memoria e del dolore nel terzo anniversario della tragedia che ha distrutto l'hotel Rigopiano di Farindola portando via 29 persone. E noi proprio per questa giornata di commemorazione ci colleghiamo in diretta con Farindola, dove per noi c'è Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio e con lui ci sono due ospiti, i genitori di Emanuele Bonifazi. A te, Giuseppe. Sì, buon pomeriggio. Giornata di grande commozione oggi a Farindola, 3 anni esatti dalla valanga che ha distrutto l'hotel Rigopiano, dove hanno perso la vita 29 persone, tra i lavoratori e clienti del resort. Qui accanto a me ci sono Egidio Bonifazi e Paola Ferretti, del comitato dei familiari delle vittime di Rigopiano, che 3 anni fa hanno perso il loro figlio Emanuele. Oggi, questa mattina, per la seconda volta in assoluto, la prima durante un anniversario, hanno potuto accedere all'area ancora sotto sequestro dove è avvenuta la tragedia. Signora, con quale pensiero si è recata qui questa mattina? Con il pensiero che ci assilla ormai da 3 anni, di mancanza forte, e poi poter entrare ovviamente è una sensazione ancora più forte, perché poter posare un fiore o un cero sul punto in cui è stato ritrovato Emanuele, quello è una sensazione veramente forte, forte. Tanto dolore ovviamente, ma anche tanta rabbia per una tragedia che forse si poteva evitare. Ma io direi senza il forse, questa è una tragedia che si poteva e si doveva evitare, perché da quello che sta venendo fuori non è stato fatto niente, di niente. Non hanno fatto neanche, hanno provato a fare qualcosa per salvarli, invece potevano salvarli tutti. Allora adesso ascoltiamo il resoconto di questa mattinata nel servizio di Stefano Recanati e poi torniamo qui in diretta a Farindola. Alle 10:15 ha preso il via la lunga giornata del ricordo in occasione del terzo anniversario della tragedia di Rigopiano. I familiari delle 29 vittime della valanga si sono radunati alla spicciolata presso il totem, che prima della valanga segnava l'ingresso al resort per un momento di preghiera. Tanta la commozione sui volti dei familiari, per cui la tragedia ha segnato per sempre le loro vite, soprattutto nel momento in cui per la prima volta, nel giorno della commemorazione, il GIP della Procura di Pescara ha autorizzato proprio i familiari ad entrare all'interno dell'area dell'hotel, ancora sotto sequestro, per la deposizione di un fiore. Significa riaprire una ferita profonda e uno magari durante l'anno fa finta di non pensarci, ma poi a ridosso di questo giorno diventa impossibile. Ci piace purtroppo venire tutti qua, tutta la nostra famiglia ormai del comitato, venire qua a ricordare quelle povere persone che noi non ce l'hanno fatta. È la prima volta che ci permettono di fare questo il 18 gennaio e sarà un'ulteriore emozione di questa giornata. State aspettando il giardino della memoria. Stiamo aspettando, ma è 2 anni che sta depositato giù a Di Clemente, è una Madonna con 29 cubi, ma che ci siamo impazziti? Qua dobbiamo capire se Rigopiano ha finito, però l'unica cosa sarà una preghiera. Io penso, se vengono a San Gabriele, io sto qua tutti i giorni, sono venuti pure dalla Cina, qua, i cinesi sono venuti qua a portare un fiore, dalla Svizzera, da tutte le parti del mondo. Non capisco io per quale motivo ci bloccano tutto. Decidessero loro dove ce lo vogliono far fare, lo mettiamo dove dicono loro. Ricordo purtroppo è indelebile, è forte, hai lasciato una cicatrice profonda all'interno ancora a distanza di anni mi emoziono e quindi sì, c'erano 9 amici di cui c'era lo stesso Roberto Del Rosso che nei miei confronti è sempre stato molto gentile e questa è stata una delle motivazioni, Piero, Roberto, ma tutti gli altri, Marinella, Emanuele che lavorava alla reception, Sebastiano,
senza dimenticare nessuno, sono stati tutti, conoscevo, erano persone splendide. Nei loro volti non solo la commozione, ma anche la forza di andare avanti, come ha fatto Federica Di Pietro, figlia di Piero e Barbara, che sulla tragedia di Rigopiano martedì discuterà la sua tesi di laurea. Sì, ho deciso di rimettermi a studiare a luglio 2017, l'ho fatto in totale, come dire, segreto. È stata una decisione che ho condiviso solo con mia sorella, ma per scelta non l'ho voluto dire a tutti. La mia famiglia l'ha scoperto solo il 25 dicembre di questo anno, del 2019. Ho deciso di studiare perché era l'unico modo per canalizzare le mie energie, i miei sentimenti. Ho voluto, come dire, dare una prova scientifica a quello che io ho da subito pensato e probabilmente è stata subito un'opinione condivisa da tutti, ma io ho sempre ritenuto che questa tragedia fondamentalmente fosse dovuta realmente alla negligenza di persone che non hanno svolto il loro lavoro. Ma non mi sono fermata alla superficialità della negligenza, ho voluto proprio studiare il perché in determinati processi decisionali, cioè qual è il problema che avviene nei processi decisionali che poi portano a questi tipi di tragedie, perché purtroppo Rigopiano non è l'unica tragedia, ve ne sono altre, io non ho voluto analizzare le altre in quanto gli atti di questa vicenda mi hanno alquanto devastata nel loro studio. Rientrare lì, che effetto ha fatto? Il nostro luogo, non lo so definire, il nostro luogo, il posto dove erano mio padre, dove siamo noi, punto. Poi la fiaccolata, partita dal Bivio Mirri ed arrivata presso la chiesa madre di Farindola, dove Monsignor Tommaso Valentinetti ha officiato la solenne liturgia. E allora nel servizio abbiamo visto, insomma, il resoconto di questa mattinata davvero di grande commozione a Farindola. Proseguiamo con la diretta con Giuseppe Dintino e i suoi ospiti, che tra l'altro insomma stanno conducendo anche una battaglia che è comune ad altre persone che lavoravano nel resort, perché lì c'è anche una problematica legata a chi lavorava in quel resort, Giuseppe, perché ci deve essere anche un riconoscimento di morte sul lavoro per le persone che sono scomparse e che lì lavoravano, almeno questo è quello che chiede da tempo il Comitato delle Vittime. Giuseppe. Sì, inoltre subito la tua domanda. Voi ovviamente state portando avanti anche questa battaglia per il riconoscimento della morte sul lavoro dei dipendenti che hanno perso la vita quella notte, quella sera. Sì, a parte la battaglia è relativa, perché noi abbiamo anche presentato lo scorso anno, il 18 gennaio, una lettera al ministro Di Maio proprio riguardo questa per noi ingiustizia, perché non tutti i ragazzi che lavoravano lassù hanno avuto questo riconoscimento. Emanuele è stato liquidato con un assegno funerario di 2.136 euro, questo è quanto. Un ragazzo di 31 anni che muore sul lavoro, liquidato con una somma che per me è un'offesa. Quindi questa è una battaglia che non riguarderà noi, perché nessuna legge è retroattiva, quindi non è un discorso economico per noi, ma la riteniamo una tale ingiustizia che vorremmo venisse modificata proprio per il futuro, perché purtroppo i nostri non sono stati e non saranno gli ultimi. La giornata in ricordo delle vittime proseguirà questo pomeriggio alle 15.30 al Palazzetto dello Sport di Penne, dove è atteso anche il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Cosa intendete dire al Ministro? Beh, intanto quello che chiediamo a tutti da 3 anni, giustizia. E 29 persone giovani e innocenti sono state abbandonate lassù ad aspettare la morte. E noi familiari siamo stati condannati ad un ergastolo senza aver commesso niente, perché la nostra non è più vita. Per di più dovremo trascorrere tutti gli ultimi anni dietro a udienze, tribunali, per un processo che sarà lunghissimo. E quindi personalmente chiederò al Ministro Bonafede proprio questo, di impegnarsi per snellire quello che è il processo penale, perché non si può andare avanti così, non è giusto. Io ringrazio i genitori di Emanuele per essere stati qui con noi e per la loro preziosissima testimonianza. A proposito di giustizia, allora adesso ascoltiamo i commenti a proposito dei processi ancora in atto nel servizio. E oltre al ricordo
c'è il senso di profonda convinzione che quanto accaduto non debba più ripetersi. Una regione Abruzzo che sta lavorando in questi anni perché queste tragedie non avvengano più e che le calamità naturali siano gestite in maniera diversa. Sì, certamente, benché siamo di fronte comunque a una dimensione imponderabile dove l'uomo può cercare di farsi trovare il più possibile preparato rispetto però a una calamità naturale, restiamo comunque impotenti rispetto alla forza della natura. Chiaramente la regione deve fare tutto ciò che è possibile per evitare che quanto accaduto si ripeta. Oggi ci sarà questa giornata della commemorazione, ma a fine mese si tornerà in tribunale. Ecco, che cosa vi aspettate da quella giornata? Potrebbe essere anche una giornata non decisiva, ma importante. Sì, dovrebbe essere una giornata importante. L'importante è che noi abbiamo ancora fiducia nella procura e nel loro lavoro. Ecco, in questi giorni tu stesso hai presentato un'altra denuncia a titolo personale per venire a galla la verità, per ritornare indietro nel tempo e cercare di capire quello che è successo a partire dal COC aperto a Penne nei giorni prima della tragedia. Vedo che l'hai detto bene, sì, è vero, io richiedo, ho fatto un esposto denuncia i fatti, ovviamente non le persone, è chiaro, nel racconto devo mettere delle persone all'interno per fare un racconto chiaro, è chiaro a tutti quanti quello che è successo, va soltanto accertato di quello che io dico, ma l'hanno già accertato perché tutto quello che io dico è nei documenti. Dobbiamo fare in fretta per sapere questo e dobbiamo mettere all'interno il COC, il CCR, il CCS, tutte le sigle della protezione, tutto quello che è successo all'interno. Io noto che si stiamo allontanando troppo dalla verità, ma soprattutto il mio spunto dove è stato? Perché vogliono trattare il depistaggio come se fosse un caso a sé, che non riconduce a Rigopiano. Cioè hai sbagliato, tu hai fatto il depistaggio, quindi dipenderà la tua condanna, però non mi ricollega con Rigopiano stesso. Se tu hai sbagliato, hai depistato, cioè deve essere il motivo perché hai depistato. Pomeriggio ci sarà questo incontro con il Ministro della Giustizia Bonafede, una giustizia che voi cercate da tanto, la cercherete fino alla fine. Che cosa chiedete a lui? Beh, lui personalmente sa quello che penso, ci siamo sentiti diverse volte, è vicino ai familiari delle vittime, di tutte le vittime di strage italiane che oggi verranno a testimonianza di ciò. E chiediamo appunto che sia fatta luce al più presto su questa cosa. Sappiamo perfettamente il ruolo del Ministro, che non potrà entrare ovviamente nelle indagini e quant'altro, però un occhio attento, no, come garante della giustizia lo deve avere. Chiedete anche qualcosa su questa nuova legge della prescrizione? Beh, questa noi l'abbiamo chiesta dall'inizio, col Comitato Nazionale della Prescrizione l'abbiamo chiesta fino all'inizio, ce l'abbiamo ottenuta, poi sembrerebbe che in qualche modo viene rimessa in discussione, questo non ce lo possiamo permettere, ma questo stiamo lavorando con il coordinamento nazionale, noi non dimentichiamo, che prevede appunto delle azioni importanti. Per me tutte queste indagini sono superflue, perché si conoscono i responsabili, che poi la legge italiana dice che bisogna fare tutte queste perdite di tempo, che ben venga, ma alla fine ho paura che la colpa e la responsabilità possa ricadere sulle vittime. Mi aspetto e lo pretendo che queste persone che alla data attuale sono state escluse da queste indagini e pare che loro cantano vittoria, che sono state assolte, ma per quanto mi riguarda hanno tante responsabilità e pretendo che il Tribunale le ritiri dentro e che li condanni a pagare per i loro errori. Ecco Giuseppe, prima di salutarci ricordiamo che a proposito della vicenda giudiziaria a fine mese si torna in aula proprio al Tribunale di Pescara per la vicenda Rigopiano e poi ricordaci che cosa accadrà questo pomeriggio nel Palazzetto dello Sport di Penne. Sì, come detto i procedimenti penali non sono ancora chiusi, questo pomeriggio la giornata di commemorazione continuerà con una grande cerimonia alle 15.30 al Palazzetto dello Sport di Penne, dove come abbiamo detto è prevista anche la presenza del Ministro Bonafede. Noi vi terremo aggiornati di quel che accadrà questo pomeriggio e riporteremo ovviamente anche le parole del Ministro nell'edizione delle 19 del nostro telegiornale. Linea allo studio. Grazie allora a Giuseppe Dintino per questo collegamento, ringrazio anche
Loris Bennato, il tecnico che ha permesso il collegamento in diretta, e anche i colleghi di Vestina News Gaetano Tereo e Stefano Recanati per i servizi offerti questa mattina proprio dal luogo della tragedia, da quello che resta del resort di Rigopiano. Noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale, voltiamo pagina perché andiamo a Pescara, dove sindaci di Montesilvano e Spoltore ed esponenti della società civile sono tornati a ribadire la loro contrarietà alla nuova Pescara, e allo studio c'è un progetto di legge regionale che vada ad abrogare quella che l'ha istituita. Allora vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Pasquale Cordome, i comuni di Montesilvano e Spoltore, ma anche insomma la sua associazione Montesilvano Città per Sempre, oggi tornano a ribadire un no forte alla costituzione della nuova Pescara, un no che però non è precostituito, un no che parte da diverse ragioni, sia di impatto economico sia di impatto sociale. Assolutamente, ho spiegato che non è un no che parte da motivazioni esclusivamente campanilistiche, ma è un no che ha delle motivazioni politiche e un no che salvaguarda i cittadini che oggi hanno hanno un'imposizione tributaria e fiscale pari a 450 euro per il comune di Spoltore, pari a poco più di 550 pro capite per il comune di Montesilvano, e Pescara, il pescarese paga più di 750 euro. Ecco, questo già è un primo dato. Pescara è in una condizione di predissesto, ogni anno parte da meno 3,7 milioni, quindi non può investire, non può contrarre mutui se non dopo aver pagato, saldato questa quota di passività. Ecco, i cittadini di Montesilvano e Pescara e Montesilvano e Spoltore non possono farsi carico di errori compiuti da chi compiuti nel passato, da chi oggi è a favore della nuova Pescara. Oggi, se vogliamo dire no e dare un senso a questo no, dobbiamo fare qualcosa affinché quella legge non abbia più validità. E il passaggio successivo è la proposta di abrogazione di quella legge attraverso appunto una proposta di legge che sarà portata in consiglio regionale da un consigliere regionale stesso. Ultima cosa, la nuova Pescara prevede la nascita di un comune unico sui 200.000 abitanti. Voi ritenete che se bisogna fare questo passaggio bisogna inglobare altre realtà, altri comuni per essere una nuova realtà da oltre 250.000 abitanti, lì ci sarebbe una differenza? Allora, pochi sanno o fanno finta di non sapere che le città metropolitane, oltre che essere sancite per decreto ministeriale, possono partire da un numero di abitanti di 250.000, per cui se dobbiamo fare un progetto serio, importante, che di ampio respiro, noi partiamo da questo no per proporre una città vera metropolitana che consiglia in un progetto che veda dentro anche San Giovanni Teatino, prenda dentro Sivi, prenda Francavilla, e non dimentichiamo che un'infrastruttura di tanto importante come l'aeroporto di Pescara è a metà strada tra il comune e la provincia di Chieti e Pescara, e questo credo che sia una cosa che vada corretta. Da lunedì 20 gennaio scatta in Sevel la terza settimana di cassa integrazione per 700 operai della lastratura, della verniciatura e del montaggio. Ieri, intanto, prima ispezione dei due consulenti nominati dalla Procura di Lanciano nell'area dove è avvenuto l'incidente mortale che resta sotto sequestro, cioè la UTE 1 di lastratura. Vediamo il servizio. A due settimane dall'incidente mortale in Sevel è iniziata la perizia tecnica nella fabbrica del Ducato ad Atessa. I periti, l'ingegnere Rodolfo Fugger e il dottor Alfredo Ripanucci di Roma, hanno ricevuto l'incarico dal PM di Lanciano, quindi si sono recati in Val di Sangro. Il 3 gennaio scorso, nel reparto della lastratura, perse la vita Cristian Terilli, 29 anni, manutentore di Pignataro in Teramna nel Frusinate, che lavorava da esterno come dipendente della sinergia. La sua azienda stava realizzando in subappalto dalla Comaudi FCA la manutenzione delle linee robotizzate di produzione. I due consulenti del pubblico ministero dovranno accertare cause e modalità che hanno portato al crollo improvviso e letale per il manutentore del castelletto di traslazione, una parte dell'impianto che Terilli stava controllando e che gli ha schiacciato la schiena.
ai rilievi tecnici nella UTE 1 della Lastratura, area posta sotto sequestro subito dopo l'incidente mortale, partecipano anche i periti di parte nominati dalle 6 persone indagate, accusate di cooperazione di delitto colposo e omicidio colposo, che ricoprono incarichi di responsabili legali e di sicurezza nelle 3 aziende implicate, ovvero la committente Sevel, Comau Gruppo FCA di Torino, vincitrice dell'appalto di manutenzione, e in subappalto la Sinergia. L'area sequestrata in Sevel dalla Procura di Lanciano interessa una parte importante della produzione, che non ha ripreso il lavoro dopo la lunga pausa natalizia. Sono 700 infatti gli operai posti in cassa integrazione ordinaria. Con la proroga della terza settimana fino a domenica 26 gennaio, nei reparti di lastratura, verniciatura e montaggio, la produzione dei furgoni è scesa da 1200 a 900 veicoli al giorno. Continuiamo. Tra lunghe code di servizi, l'ospedale di Pescara è al collasso e i cittadini ne pagano le conseguenze. Nuova denuncia del vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, il quale poi punta il dito contro la regione, che è pronta a tagliare risorse alla sanità ma non fa nulla per abbattere gli sprechi. Vediamo il servizio. Domenico Pettinari, sprechi, mala gestione, affollamenti e depauperamento anche della struttura. Lei torna a denunciare quello che non va nella ASL di Pescara. Sì, qualche giorno fa abbiamo registrato un picco di 24 ore d'attesa in pronto soccorso e questo è da vera emergenza. Purtroppo hanno depotenziato gli ospedali minori, Penne e Popoli, tra l'altro grandi eccellenze di Penne sono state smembrate, penso alla gastroenterologia che ha perso un medico e non l'hanno rimpiazzato, alla ostetricia, ortopedia e quant'altro, e quindi ad imbuto entra tutto nell'ospedale di Pescara. L'ospedale di Pescara ha una carenza, come anche i presidi minori, di personale medico, infermieristico, operatori sociosanitari, quindi qui scoppia tutto. Ma non solo, abbiamo ricordato i grandi sprechi, perché poi qualcuno ci dice non ci sono i soldi, non si possono assumere nuovi medici o fare spazi più elevati. No, falso, completamente falso. Proprio qui a pochi metri da me, alle mie spalle, insiste ancora la PET-TAC, che ci costa 5.000 euro al giorno di affitto. In 10 anni abbiamo pagato 15 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che costerebbe 1,5 milioni di euro ad acquistarla. Abbiamo proprio qui l'elisoccorso lì sopra, abbandonato, che non può più funzionare, un errore madornale. L'elisoccorso deve atterrare all'aeroporto di Pescara, far scendere il politraumatizzato, entrare in ambulanza, l'ambulanza percorre tutto il traffico cittadino e arrivare in pronto soccorso. Voi puoi immaginare che un politraumatizzato, se perde 10 minuti, possono fare la differenza tra la vita e la morte. Proprio a 100 metri di distanza da qui c'è quella palazzina acquistata nel 2014 per 3 milioni di euro e lasciata in abbandono, inutilizzata. Quindi vedete, milioni e milioni di euro di soldi pubblici della sanità che si sono gettati così. Questa è la mala sanità. Io ho denunciato qualche giorno fa anche un taglio di 70 milioni di euro nel prossimo biennio, perché il taglio alla spesa previsto dalla Regione Abruzzo, quindi la Regione Abruzzo si volta dall'altra parte. Chi governa la sanità, ricordiamo, è la Regione Abruzzo. Il tema principale di una regione, di un ente regione, dovrebbe essere la sanità, e qui stiamo a raccontare purtroppo tanti e troppi disservizi. Vuol dire che questo governo regionale sta facendo acqua da tutte le parti, purtroppo. E adesso una notizia che riguarda la Ruzzo Reti, perché questa mattina c'è stata l'assemblea dei sindaci che, come da indiscrezioni della vigilia, ha confermato i due componenti dimissionari del consiglio di amministrazione, Alessia Cognetti e Alfredo Grotta, riconfermati appunto dai sindaci presenti, nonostante la contrarietà del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Come tutte le recenti assemblee dei primi cittadini, anche quella di questa mattina è stata molto movimentata. In apertura 10 di loro, in rappresentanza dei municipi di Alba Adriatica, Ancarano, Morrodoro, Castelli, Controguerra, Torano, Bellante, Santomero e Mosciano, con in testa appunto il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, hanno abbandonato la riunione dopo il mancato accoglimento della loro richiesta di rinvio della seduta, che appunto era stata avanzata per le note problematiche di cui abbiamo trattato anche noi nel corso delle edizioni del nostro
telegiornale per le contrarietà appunto del sindaco di Teramo e degli altri che lo hanno seguito, che le chiedevano appunto un rinvio per discuterne meglio. Comunque confermata presidente Alessia Cognitti e dunque il CDA della Ruzzo, seppur a due componenti e non tre come era in precedenza, è stato riconfermato. Ora la pagina dello sport che apriamo parlando chiaramente di calcio di Serie B. Domani il Pescara torna in campo per la prima gara del 2020, all'Adriatico Cornacchia ci sarà la sfida con la Salernitana, inizio alle ore 15 con la direzione di gara affidata a Minelli di Varese, fuori i giocatori in odore di cessione Cisco, Brunori e Ingelson. Zappa giocherà al posto di Ciofani, fermo per un risentimento muscolare. Torna titolare Ledian Memusciai. Maniero sarà il terminale offensivo. Ballottaggio Bettella, Drudi in difesa. Il tecnico Luciano Zauri presenta il match e parla anche dei rinforzi di mercato con la società al lavoro per l'obiettivo Melchiorri. Vediamo. Beh, non scopro niente se dico che ovviamente non lo possiamo sbagliare, no? Quindi abbiamo bisogno di un giocatore che stia bene innanzitutto e poi che corrisponda un po' alle caratteristiche che anche io ho detto, che sono quelle che o è un giocatore di prestanza fisica importante o un giocatore tecnico che faccia giocare bene la squadra. Nei nomi che hai fatto tu ci sono entrambe queste caratteristiche, per cui Melchiorri rientra ovviamente in questo tipo di caratteristiche, però parliamo di un giocatore che non è del Pescara ma del Perugia e insomma è uno dei profili che sicuramente stiamo valutando, quello sì. Ma sicuramente quando si analizza una situazione si parte da sottoscritto, quindi mi sono fatto una bella autocritica, mi sono guardato un pochettino allo specchio, no? Quello che è successo eccetera, quindi sicuramente rispetto a 5-6 mesi fa ho maturato questa esperienza che spero mi servirà a migliorare le cose che non sono state perfette nel giorno di andata e dopodiché ho affrontato anche il discorso di squadra, dove sicuramente la parte iniziale è stata contraddistinta magari da qualche gol di troppo preso, migliorato sicuramente nella parte finale del campionato dove abbiamo comunque preso meno gol. No, ma onestamente io non, anche da quello che ho visto, io non ce l'ho con nessuno, perché io non ho fatto niente assolutamente, ho solo preso una decisione che avrebbero preso tutti per quanto riguarda quello che si è visto. Per il resto a me interessava, e l'ho dichiarato anche qui, che lui si scusasse con il gruppo, che è la cosa più importante per quanto mi riguarda. È successo quello, tra me e lui non c'è assolutamente niente, assolutamente sì, ma non perché è stato forzato a farlo, perché ha scelto di farlo perché è una cosa ovviamente molto semplice da fare e succede in tutti i gruppi di lavoro, compreso il calcio. La classifica è molto corta, e questo vuol dire tutto, vuol dire che se sbagliassimo qualche partita ci avremmo invischiato in qualcos'altro, per cui abbiamo la forza e se riusciamo a completare la squadra, come abbiamo detto, in un certo modo, noi ce la giocheremo al pari delle altre che lottano per entrare nei playoff, che sono comunque lì a un punto, voglio dire, ad oggi. Beh, insomma, dopo la sosta tutti abbiamo questa domanda, a partire dalla mia squadra, quindi io spero di trovare la mia squadra che stia bene e dopodiché guarderemo agli altri. Ovviamente la Serenità è una squadra che ha sempre giocato con il 5-3-2 e con caratteristiche ben precise, ha un buon possesso palla, quindi una squadra che costruisce, gioca, si apre e quindi sono convinto che non sarà molto diverso da quello che ho appena detto. In Serie C domani torna in campo il Teramo, che alle 17.30 ospita l'Avellino nel primo di due match interni. Mercoledì infatti i biancorossi disputeranno il recupero della prima giornata di ritorno con il Catanzaro, sempre al Bonolis. Per quanto riguarda la gara con gli Irpini, Tedino sembra intenzionato a confermare la formazione che ha battuto domenica scorsa la Sicula Leonzio in trasferta. Davanti a Tomei, coppia centrale formata da Soprano e Cristini, con Piacentini che torna dalla squalifica ma andrà in panchina, esattamente come Mungo, che in settimana ha avuto qualche contrattempo fisico. Ai loro lati Cancellotti e Tentardini. Mediana senza Viero squalificato, Arrigoni sarà il playmaker con Santoro e Ilari. Costa Ferreira era trequartista alle spalle di Magnaghi e Bombaggi, che dovrebbe essere avanzato di qualche metro per interpretare il ruolo di seconda punta. Nell'Avellino 3-5-2 per Capuano, l'ex Tonti tra i pali con Iglianes, Morero e il nuovo arrivato Bertolo in difesa, Di Paolo Antonio, altro ex, come mediano davanti alla difesa, davanti la coppia formata da Alfageme e Mikowski.
Adesso ci colleghiamo in diretta con Ortona per l'anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie D che vede in campo Chieti e Porto Sant'Elpidio per le ultime. Jacopo Forcella, a te Jacopo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te Alfredo, a tutti i nostri telespettatori. Anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone F, scontro importantissimo, decisivo per il Chieti sul comunale di Ortona contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio, squadre che sono già in campo, sta per cominciare la partita agli ordini del signor Antonio Monegi della sezione di Crotone, assistenti Mirko Gizzi di Ciampino e Rocco Acetis di Cassino. Andiamo subito a leggere le formazioni delle due squadre, partendo con gli ospiti biancazzurri di Edimengo, il Porto Sant'Elpidio che c'era Gagliardini, Morassini e Perini, Finconi, Borgese e Piccola, Fermani, Muscoli, Maio, Cusu e Ruzzieri. Intanto arriva proprio in questo momento il fischio del via della gara in panchina, Mariani, Nicolosi, Urassi, D'Alessandro, Manoni, Palestini, Mazzieri, Miane e Mandolesi. Allenatore, come detto, il signore Eddie Mengo. Partita importantissima questa invece per i neroverdi di Pino Di Meo, che sono a 17 punti in classifica, a meno 3 proprio dai rivali odierni, quindi ci sarebbe anche lo spazio per un'operazione a gancio. Allora Di Meo sceglie in questi 11, primo tra i pali Bolletta, l'ultimo arrivato Fantauzzi e Brugaletta, Ricci, Favo e Bacigalupo, Meo, La Civilla, Di Cillo e Traini in panchina, il secondo portiere Tano, Chiocchia, Milizia, Camara, Anchi, Energe, Palmisano, Sarrizzu e Leonetti. Gara che è iniziata da 42 secondi con il Chieti in possesso palla con Meola, che perde però il possesso della stessa. Allora può ripartire la formazione marchigiana. Primo minuto di gioco 0-0 a Ortona tra Chieti e Atletico Porto Sant'Elpidio. Linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Jacopo Forcella per questo collegamento. Naturalmente la partita poi la potrete vedere nel corso delle edizioni del nostro telegiornale a partire dalle ore 19. Per quanto riguarda invece questa edizione delle 14 è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.